In attesa della giornata storica, no? Di domani mattina alle ore 9:30, poco più, insomma, inizierà Sinner-Medvedev. Intanto abbiamo visto Sabalenka comunque concludere il proprio allenamento giornaliero, ma battute a parte, cioè veramente una che non perde nemmeno un set nel corso di uno slam, una che vince comunque la finale 6-3-6-2. Poco più di un'ora, più di un match in questa Australian Open è stato vinto da Sabalenka veramente attorno all'ora di gioco, quindi proprio rimane poco in campo, è debordante rispetto alle avversarie, insomma, quindi ancora regina Sabalenka, bissa il successo dello scorso anno, certo col senno di poi, visto come sta giocando quest'anno, è stato anche abbastanza facile, no? Bissare il successo dello scorso anno, che era stato invece molto più complicato in finale, poi contro Rybakina, insomma, però complimenti a lei per la forma che ha in questo momento, anche la tenuta mentale, se vogliamo, che ha in questo momento. Certo, c'è da dire che attorno a lei, almeno per il momento, non ci sono proprio delle avversarie tostissime, anzi, e torno a dire come dissi anche tempo fa. Se ci fosse stata Ashleigh Barty ancora, no? Nel circuito, secondo me ne avremmo viste delle belle, cioè fra Swiatek, questa Sabalenka, Ashleigh Barty, insomma, non sarebbe stato per nulla male e soprattutto avremmo avuto anche una delle pochissime giocatrici che offrono un tennis molto più vario, un po' diverso dai canoni attuali, quantomeno, quindi mi sarebbe veramente piaciuto avere Ashleigh Barty nel circuito. Chissà che non ci ripensi di prima o poi, anche se secondo me a sensazione no, cioè non sarà un rientro come hanno fatto, cioè non tornerà come hanno fatto magari altri atlete, non lo so, ma la vedo proprio anche dalle dichiarazioni che rilascia, proprio serena, quindi di aver abbandonato il tennis, di aver intrapreso un'altra vita, insomma, quindi ovviamente a noi appassionati di tennis e di sport in generale ci dispiace perché quantomeno vedevamo un qualcosa di diverso. Comunque, detto questo, ancora una volta, grande Sabalenka che si conferma regina. E poi, per quanto riguarda Bolelli e Vavassori, vabbè, che dire, grandi ragazzi per forza, al di là della finale, al di là di Vavassori che gioca un po' così oggi, insomma, è stata una finale un po' così soprattutto per lui, un po' il braccino corto, poi il braccio che trema in alcune situazioni, vabbè. Però alla fine perdono 7-6, 7-5 contro il neo numero 1 al mondo di doppio, il 43enne indiano Bopanna ed Ebden, una coppia che l'anno scorso comunque è andata molto molto bene e quindi insomma nulla da dire per una coppia, quella italiana, che invece gioca insieme da pochi mesi alla fine, dalla parte finale, no, del 2023, e quindi cioè, cosa gli vuoi dire? Finale Slam raggiunta, non è arrivato insomma l'ultima zampata, non hanno appunto messo non hanno ottenuto l'ultima vittoria, quella che sarebbe stata la più importante, però bene così. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, ovviamente. Vabbè, tornato un attimo su Sabalenka contro Zheng, 6-3-6-2, che dire, ripeto, 5 game lasciati ad un'avversaria che non dico fosse appagata, però nel senso, dopo che vedi comunque che hai raggiunto la finale per la tua prima volta in carriera, di fronte a una giocatrice che praticamente non sta sbagliando nulla, è ovvio che non sei appagata, per carità, però inizia il match subito, Sabalenka, insomma, fa sentire e pesantemente la propria presenza, molli anche un pochettino, ma non proprio volontariamente, anche inconsciamente forse. Ok, poi ci sono state delle minime, magari, reazioni, provare a resistere un po' da parte di Zheng, come giusto che sia, cioè non che alla prima difficoltà tu debba scioglierti, ovviamente, però insomma, una Sabalenka che quando la Zheng prova ad accelerare, lei accelera ancora di più, gioca profondo con il servizio, poi vabbè, cioè, non ne parliamo, no? Il servizio aiuta tantissimo una Sabalenka che poi quando è sicura di sé, quando lascia andare i colpi insomma, è devastante e l'abbiamo visto in questo Australian Open. Quindi Zheng che può fare veramente poco o nulla, anche perché poi, ripeto, non ha un gioco che possa mettere in difficoltà questa Sabalenka, non ha un gioco
troppo vario. Tra l'altro, guardo lì perché stanno facendo vedere gli highlights, insomma, una replica proprio di Sabalenka contro Zheng. Poi subentra un po' di timore, il servizio che magari in alcuni momenti non ti assiste, ecco, proprio adesso un doppio fallo, e siamo 30 pari all'inizio del secondo set, quindi una serie di cose che portano al 6-3-6-2 in un'ora e 17. Quindi Sabalenka, secondo slam della sua carriera, entrambi vinti, no, agli Australian Open, e quindi brava lei. Non mi dispiacerebbe vederla oggettivamente numero uno al mondo prima o poi, anche se ovviamente qui non ha guadagnato alcun punto perché doveva difendere il titolo dello scorso anno. La Swiatek è uscita agli ottavi di finale contro Noskova, non so se quanti ne abbia persi sinceramente, qualcosa ha perso, ma ovviamente rimarrà numero uno al mondo per il momento. Però con questa Sabalenka stiamo a vedere, perché è una Swiatek anche che mi sembra molto più nervosa, molto più, giustamente, perché non è più la Swiatek schiaccia sassi che non aveva praticamente rivali e che rifilava 6-0 anche in finale a destra a manca a chiunque. Dominava anche le partite proprio contro Sabalenka, magari, quindi non è più quella Swiatek al momento, e quindi ovviamente subentrano dei dubbi, delle cose, ovviamente il nervosismo. Comunque, ancora una volta, grande Arina Sabalenka. Per quanto riguarda le donne, vabbè, il doppio femminile giocherà domani, la prova finale, assieme ovviamente alla finale del singolare maschile. Il doppio misto, vado a vedere perché poi me ne sono dimenticato ieri, ma è stato vinto dalla coppia Sie Zelinski, e tra l'altro Sie credo che sia in finale, se non mi sono perso qualcosa, anche nel doppio femminile. Sì, Sie, Mertens contro Kichenok Ostapenko, quindi Sie potrebbe fare una grande doppietta, ma anche perché Sie e Mertens comunque sono delle grandi giocatrici, cioè, insomma, sono numero due del seeding, se non erro, mentre Kichenok e Ostapenko numero 11 del seeding. Comunque, bella occasione per la giocatrice di Taipei e anche per Mertens, ovviamente. Ma parlando sempre di doppi, Bolelli-Vavassori, già ho accennato prima, comunque giocano insieme da pochi mesi di fatto. Giocano uno slam subito, così arrivano in finale. Che cosa gli vuoi dire se non grandi ragazzi, bravissimi. Ovviamente abbiamo trovato una coppia sia per la Coppa Davis, ma anche, no, per i Giochi Olimpici. Anche se, come poi ho visto qualche commento qua, vi ricordate, no, in Coppa Davis Sinner e Sonego, magari, no? Sinner e Sonego ad alto livello sono una bella coppia pure loro, anche se non sono doppisti di professione, di fatto, però sono una bella coppia. Quindi, in vista dei Giochi Olimpici, anche se Sinner farà il doppio misto con Paolini, se non erro, comunque mi pare difficile fare comunque entrambi i doppi, sia quello maschile che il doppio misto, più il tabellone singolare, ovviamente. Però, a parte questo, una bella coppia, se non si sfascia qualcosa, ovviamente, e speriamo, anzi, che aumenti sempre, sempre, sempre di più il loro livello, il loro affiatamento, il loro gioco. In vista delle coppe Davis future, insomma, dei tornei a squadre futuri, è un bel ci infonde un bel po' di fiducia questa cosa qua, questo torneo appunto di Bolelli e Vavassori, che perdono 7-6, scusate ragazzi, 7-6-7-5, 1 ora e 40 di match. Nei momenti chiavi, un po' il braccino, un po' la tensione, basti vedere il primo tiebreak, il tiebreak, insomma, perso 7 punti a 0, sul 5 pari, poi il break da parte di Bopanna ed Ebden, anche il primo e unico del match, break a 0, un Vavassori al servizio che non è assolutamente sufficiente, un Vavassori poi col braccio molto contratto, insomma, uno che fa un bel po' di errori oggi, quindi. Se vogliamo metterla da quel punto di vista, un po', cioè la maggior parte delle colpe di questa sconfitta sono le sue, ma non mi piace dare la colpa a un singolo, insomma, hanno perso entrambi, ovviamente. Però, grande percorso, per il resto, nulla da dire. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Ancora una volta, grandi azzurri, forza Jannik, dai, siamo in trepidante attesa. Ancora brava Arina Sabalenka, al prossimo video.